Io alla fine del primo tempo ero in tribuna, ho conosciuto un tuo amico Boggio e mi dice: vedrai che prima o poi Stefano ci fa vedere il miracolo e Leonardo segna. È andata così. Stato un profeta. Lo riporto sabato contro la Ternana. Tra l'altro non sapevo neanche che fosse a vedere la partita. È stato quando io giocavo, è stato l'allenatore in seconda dello Spezia dove io giocavo, dove ero capitano. Ho avuto sempre un ottimo rapporto con Alberto. Tra l'altro faceva anche il difensore centrale, una persona vera, oltre che competente di calcio. Ora, appena finito che riaccendo il telefonino, di sicuro lo chiamerò, insomma. No, Dimmi della è partita. stato buon profeta, ma al di là di questo, credo che la parte migliore della partita sia stata, sotto aspetti diversi, chiaramente, i primi 20 minuti per la qualità di gioco espressa, per la ricerca attraverso il fraseggio stretto, il cambio gioco, di andare a creare degli uno contro uno esterni o di trovare tremolata tra le linee. E poi la grande capacità di sofferenza nella parte finale della partita, quando in inferiorità numerica abbiamo stretto i denti, siamo stati lì come il pugile che sta nell'angolino, ma non sta nell'angolino a aspettare il colpo del KO, sta nell'angolino ma che aspettava il momento per dare il cazzotto per mandare KO all'avversario. L'obiettivo quando siamo rimasti in 10 era quello di contenerli, per poi poterli colpire su qualche palla inattiva, tant'è vero che le occasioni più limpide non sono nate da un fraseggio o da delle costruzioni particolari, le occasioni più pulite sono nate da palle inattive anche nel primo tempo. E mi sorrido perché prima di andare ad Avellino in settimana ho rimarcato più di una volta che troppi pochi gol da palla inattiva avevamo fatto in queste giornate di campionato, per la qualità che abbiamo in chi le batte, per la struttura fisica che abbiamo in diversi giocatori. Continuerò a dirglielo perché se i risultati sono questi, ben Benvenga. venga. L'Angelo Pavoletti è volato in alto, in alto, in alto. È stato bravo, ma non è stato bravo solamente nel gol. Vabbè, quello è una delle sue qualità, ma la corsa che ha fatto sotto la panchina, che ha tirato su, che era stremato, la capacità di lottare per i compagni su ogni pallone, riesce anche a trasmettere tutto questo ai compagni di squadra. E questo è fondamentale. Il Leonardo Pavoletti che piace a me è ovvio che è quello che fa gol, ma mi piace altrettanto il Leonardo Pavoletti che si sbatte, corre e lotta come ha sempre fatto finora. Tenere, per un mister, tenere alta la tensione, psicologicamente parlando, di un incontro tra sabato e martedì è importante, ci sono delle difficoltà. Ma le difficoltà più grandi sono nei tempi di recupero dei giocatori, nel capire da parte mia quali sono le migliori scelte in funzione dell'avversario che andiamo ad affrontare, in base alle condizioni fisiche e alle qualità tecniche. In tutto questo c'è l'aspetto psicologico, perché qualcuno magari può avere un pochettino più di difficoltà nel gestire mentalmente le tre partite settimanali, magari qualcun altro ha un pochettino più di equilibrio. Però io l'ho detto prima di queste due partite, i segnali più positivi nell'ultimo periodo, gli voglio fare veramente dei complimenti, insomma, proprio pubblici, stanno proprio in quei ragazzi che finora ho utilizzato meno. Basta vedere oggi, dico uno, Barberis, che finora non aveva mai giocato titolare, si è fatto trovare pronto, ha fatto un'ottima gara e ha detto: mister, può contare su di me, ci sono anch'io. Questi sono i segnali più importanti, ma lo stesso Tremolada ha fatto molto bene nel primo tempo. Poi ho voluto dare un pochettino più di fisicità, non è stata una bocciatura, anche perché non c'era bisogno di andare a lavorare più sul vertice basso, perché loro giocavano 3-4-3 e volevo tenere un pochettino più alta la squadra e avrei voluto magari qualche cross in più dall'esterno. Poi
questa mia pensata è durata solo un paio di minuti. Vabbè, dai, alla fine è andata bene. Una domanda, drammatizziamo la situazione. C'era in tribuna ad Avellino la madrina e a Varese la madrina. È uscita con il fondo schiena un po' rovinato, perché tu sai qual è la sua mossetta. Si sfrega il sederino e il Varese segna. Così è stato anche oggi con Pavoletti. C'è sabato? La vediamo. No, è d'obbligo. Ecco. È d'obbligo. Anzi, ora andiamo a beccare subito, vediamo un pochettino, formiamoci sui suoi programmi. Ok, grazie.